con Claudio Saltarelli che modererà questo convegno dibattito di questa sera, Ferdinando II, tradizione oltre il mondo liberale. Claudio Saltarelli è direttore della rivista storica, del blog Alta Terra del Lavoro. Un dibattito come quello di questa sera può anche aiutare a smuovere le coscienze e a far ridurre questo divario tra sud e nord, questo profondo iato che c'è tra queste due parti d'Italia, muovendo appunto, partendo dalle coscienze, stimolando appunto un dibattito aperto a 360 gradi. Guarda, l'ambizione che noi abbiamo in un dibattito sarebbe un po' troppo, però prima di poter dare questa risposta voglio dire che io sono il curatore dell'altaterradilavoro.com, qui c'è un canale YouTube annesso, sempre Alta Terra di Lavoro, che fa parte dell'associazione Identità di Alta Terra di Lavoro, e noi ci occupiamo non di revisionismo o di portare in piedi cose che non sono vere, facciamo soltanto ripristino di verità storiche, però la parola identità nasconde anche... che testimonia anche il fatto che noi ci occupiamo di identità territoriali, tutto quello che faceva parte una volta della patria napoletana, quindi di musica, cultura, cucina, arte, a 360 gradi. Per quanto riguarda l'altra domanda, io credo che sia fondamentale questa sera parlare di Ferdinando II a Torraca. Perché? Perché innanzitutto Torraca, basta girare per le strade e accorgi che potrei dire l'aristocratica Torraca, si vede che qui la storia non c'è passata, ma qui la storia si è fatta, e quindi sono soltanto quei palamolla. E pensavo prima di dire, io vengo da Cassino, pensavo venendo qui, immagino se oggi a Torraca arrivasse il Presidente della Repubblica, che festa ci potrebbe essere. E quindi mi sono tornato indietro di più di 160 anni fa a pensare a Torraca, che vede arrivare il re di Napoli, il re delle due Sicilie, nella sua comunità, nella sua terra, che festa doveva esserci, che importanza poteva avere per un posto come Torraca ricevere la visita di un re. Poi tra l'altro non dimentichiamo che per la patria napoletana, per il Regno di Sicilia, che era estremamente cattolico, considerava dopo il Papa veniva il re, ricevere questa visita era molto molto più importante. Questo ci tenevo a dirlo perché secondo me non si è ancora capita la portata universale di quell'evento che noi questa sera cercheremo di poter ricordare. Una delle caratteristiche fondamentali del personaggio Ferdinando II. Ma Ferdinando II, e poi rispondo a questo e poi ti chiudo con la domanda che mi hai fatto prima. Ferdinando II di Borbone di Napoli se ne parla molto poco perché... come statista forse è stato tra i più grandi dell'Ottocento, ma anche del Novecento, e analizzando bene è stato anche fra i più grandi che la storia possa ricordare, perché lui viveva in funzione della sua patria, della sua terra e del suo popolo. Ha fatto delle operazioni così innovative che ancora oggi vengono riproposte e vengono riprese dai legislatori contemporanei, a cominciare dalla comunità europea, che attraverso Philippe Collette fece capire come il Regno delle Due Sicilie in quel periodo era la Germania, era come la Germania di oggi per l'Europa. Per quanto riguarda il dibattito, io non sono così ottimista, perché l'unità d'Italia nasce soprattutto per motivi geopolitici. Dennis Mac Smith dice sempre che la più grande, è uno storico importante inglese, che la più importante che il risorgimento è la più importante operazione della storia dell'imperialismo britannico. Invece per ragioni interne nasce la questione meridionale per risolvere la questione settentrionale. Quindi credo che oggi non potrà mai succedere il contrario, non risolveranno la questione meridionale per poter far nascere quella settentrionale. Forse bisognerebbe portare i termini, bisognerebbe portare, come posso dire, il concetto, il principio sulla questione napoletana, che è una cosa ben diversa, che Ulloa lo porta in Europa a quei tempi.